Prima l'intesa nazionale apre anche nuovi scenari in Campania in vista delle regionali. E se davvero in questi mesi dovesse maturare questa intesa PD 5 Stelle, lei come la vede e qual è la sua posizione? Cosa Beh, l'intesa PD 5 Stelle è già maturata a livello A nazionale, poi vediamo se sì, se no, partito da là, vediamo se dura, vediamo come va, perché poi sai, ci sono dei temi dove le contraddizioni sono forti. La mia sensazione è che questa è una legislatura che arriverà alla fine, probabilmente, chi lo sa, se con questo governo o magari anche con un altro, ma la legislazione, questo non voglio adesso soffermarmi, ne parleremo magari nei prossimi giorni, arriverà fino alla fine. Io credo che si aprono, ma già si erano aperte prima, perché prima ancora del suicidio politico di Matteo Salvini, anche personalmente, anzi personalmente, avevo avuto interlocuzioni importanti nella prima decade di agosto con esponenti significativi, soprattutto del Movimento 5 Stelle, ma anche del PD, ma soprattutto del Movimento 5 Stelle. Penso a una lunga chiacchierata di 1 ora e mezza con Roberto Fico alla Camera, incontri con Vincenzo Spadafora e con tanti altri, e si ragionava e si ragiona, questo è prima, su regionali, comunali e prospettive future. Adesso è cambiato completamente il quadro, bisogna comprendere se questo rafforza l'idea di eventuali convergenze su regionali ed eventualmente anche comunali, perché le cose sono abbastanza connesse. A mio avviso questo quadro politico può agevolare questo discorso, perché noi provavamo un certo imbarazzo a poter sostenere, per esempio, ragiono astrattamente, un'eventuale candidatura su indicazione 5 Stelle delle regioni, sulla regione Campania, se ti trovavi a dover fare un comizio con chi sostiene a livello nazionale Salvini, anzi lo ha fatto diventare il capo politico di fatto del governo. Quindi secondo me ci sono le condizioni. Noi lavoreremo per costruire un campo largo per le regionali, per provare a costruire una coalizione civica regionale in cui non si abbiano pregiudiziali su nessuna candidatura, purché sia di discontinuità, di cambiamento, sia espressione dei bisogni dei nostri territori e quindi alternativa sicuramente al salvinismo imperante nel centrodestra e alle esperienze di De Luca del Partito Democratico alla Regione Campania. Io credo ci sono le condizioni per poter fare un ragionamento di un campo largo, quindi dove non ci sta la pregiudiziale, ad esempio, che il sindaco di Napoli si vuole e si deve necessariamente candidare alla presidenza della regione, si può fare un ragionamento molto largo. Se poi invece ognuno si chiude nel suo recinto, oppure se 5 Stelle e PD si mettono d'accordo per sostenere De Luca o far finta di non sostenerlo ma sostenerlo, fare altre cose, noi poi siamo anche, come dire, già pronti per fare anche una campagna elettorale da sole. Però io credo, e chiudo, che ci sono invece le condizioni per provare un dialogo importante, perché in Campania si può creare un laboratorio alla prossima elezione regionali, secondo me significativo, con una bella candidatura forte in cui costruire una coalizione molto ampia che tenga ai margini gli estremismi che hanno danneggiato la nostra regione. Gli estremismi di destra, che sono quelli del salvinismo e quello che ha caricato Salvini in questi mesi in Campania, e De Luca, che sapete la mia valutazione politica, è estremamente fallimentare.